Ora manca davvero pochissimo alla conquista del tricolore. Il Pescara Calcio a 5 sbanca anche il Pala Hilton Pharma di Ferrara e con il 3-4 finale si aggiudica gara 2 giocata ieri sera davanti al pubblico delle grandi occasioni. Per la sfida in terra d'Emilia Colini recupera PC e lascia in tribuna Nicolodi preferendogli Capitan Morgado. Capuzzo fa di necessità virtù e dovendo fare a meno di Pedotti schiera dal primo minuto André. L'inizio è guardingo, ma al secondo minuto di gioco Coco Wellington, servito su rimessa di Bertoni, fulmina Capuozzo, difesa del Pescara nell'occasione a dir poco distratta. Al quarto Rogero viene messo giù in prossimità della banda laterale destra, punizione di Canale, deviazione sfortunata di Vinicius che mette fuori gioco l'Ion e l'1-1. Il caos si dimostra coriaceo e il prologo del 2-1 ferrarese che arriva grazie ad una percussione laterale di Bertoni. Il tiro diagonale trova anche una leggera deviazione di Rogero che non lascia scampo a Capuozzo. I pescaresi però rimettono il punteggio in equilibrio con una ripartenza micidiale di Canale che con un diagonale chirurgico firma dai 7 metri un gol d'autore. Il caos attacca a testa bassa lasciando ai pescaresi spazi invitanti per i contropiede. Rogério ne approfitta con una ripartenza fulminea, la sua triangolazione con Pissi lo mette in condizione di calciare a porta vuota per il 3-2 per i biancazzurri. La ripresa si apre con la carica del caos, ma una velocissima transizione di Salas offre a Rescia un favoloso assist. Maxi non sbaglia e cogliendo in controtempo Lyon realizza il gol del 4-2 per i biancazzurri. A questo punto il Pescara blinda la difesa, il caos pressa sempre più forte costringendo i biancazzurri ad abbassarsi. Al minuto 18, grazie ad un paio di rimpalli, Kakà segna il gol del 3-4. A questo punto il Pescara si chiude ancora di più a difesa del prezioso vantaggio e il punteggio non cambia fino al suono finale della sirena. Adesso i ragazzi di Colini hanno a disposizione due match point per chiudere il discorso scudetto, l'ultimo dei quali tra le mura amiche al Pala Papa Giovanni Paolo II di San Donato.